prima parola banalissima è intelligenza. Una città deve essere intelligente nel senso di funzionare benissimo con poco sforzo, ad esempio non usando le automobili quando non servono, avendo dei percorsi molto funzionali per le biciclette, per i pedoni, per le macchine anche loro poverine, che però possano convivere. Intelligenza vuol dire niente sprechi, cioè far funzionare tutto quello che abbiamo con un centesimo di quello che spendiamo, che è possibile e sarebbe meraviglioso. Poi un'altra cosa riguarda le persone, responsabilità. Responsabilità vuol dire coabitazione, nel senso essere ognuno responsabile della coabitazione con tutti e di tutti. Va bene, siamo in democrazia, però la democrazia non arriva appunto dall'alto in quanto democratica e quindi consiste nel responsabilizzarsi ciascuno per la sua parte. Sembra un discorso un po' cristiano, ma insomma quello che faccio io mi viene anche fatto e quindi è così. Ognuno deve collaborare, soprattutto fuori dal suo orticello, nell'orto di tutti. Un'altra cosa, che forse è una conseguenza, è l'empatia. Empatia vuol dire ascolto, piacere dell'ascolto, tempo dell'ascolto, darsi tempo, possibilità di essere ascoltato. E empatizzare significa anche vivere insieme all'altro le sensazioni dell'altro e quindi supporre che l'altro sia capace di percepire le mie e quindi non vedere soltanto il mondo e la città come il luogo in cui gli altri sono un fastidio allo sviluppo di quello che io devo fare. Cielo. Il cielo. Cielo deve vedersi il cielo in una città, è fondamentale per la luce, per il buio, quindi contro l'inquinamento luminoso bisogna fare di tutto, vedere le stelle, vedere la luna, in questi giorni c'è una luna stupenda, il cielo azzurro, e molto spesso in città non lo si vede mai, quindi è fondamentale che si possa vedere il cielo. E poi il silenzio. Il silenzio innanzitutto come possibilità di godersi i rumori, quindi la musica, le parole, il presupposto è che ci sia silenzio intorno. E quindi curare il silenzio. Nelle nostre città, per abitudine, ma il costume culturale, non si progettano mai rumori. In altri paesi la progettazione dei rumori fa parte dei capitolati presentati dalle ditte alle gare d'appalto, il rumore di una metropolitana, il rumore del traffico, sono progettati entro certi limiti ben precisi. Quindi questo secondo me è un valore che dovrebbe essere dato alle città del futuro.